Allora, cominciamo, entriamo nel vivo, adesso andiamo a fare la qualifica. Allora, ricordo che nonostante un inizio abbastanza difficile, dovuto anche al fatto che abbiamo alzato la difficoltà, siamo comunque andati a punti in entrambe le prime due gare. Diego scommette e dice: se non fai lo sciocchino ci arrivi in Q2, speriamo. Ciao De Giacomo, sei? Allora. Vi chiedo, raga, che ne pensate della facecam messa così più in alto? Perché se ci avete fatto cose messa più in alto rispetto al solito, fatemi sapere poi quale preferite, se la preferite più bassa, altezza faccia, oppure così, che è un po' più grandangolare. Ditemi la vostra. L'altro giorno in Bahrain è andata abbastanza bene, Conte, nel senso è stata una gara complicata, però tutto sommato poi siamo arrivati sesti, se mi ricordo, sesti mi sa. Bene, bene, vedo che state scommettendo. Ciao, Miki. Ciao, sono Nabo, benvenuto. Difi dice, meglio così la cam, secondo me. Allora, poll palese, eccola là. Grazie, Diego. Allora, beh, il medio ovviamente, almeno quello ci assiste. Andiamo un attimo su ricerca e sviluppo perché abbiamo 1200 punti, non credo che bastino per fare niente, però vediamo. Perché invece magari sì, accelera sviluppo, che se arrivano già, a parte che è uguale, quindi comunque arriveranno in Cina. Ok. Andiamo. Hai già votato, Dammi, hai già votato, sì, esatto. Hai votato, ti piacerebbe, quindi no. Ma con questi punti poi che ricompense ci darai? Diego, devo ancora capire come funzionano, cioè se posso inventarmi qualcosa di particolare oltre alle ricompense solite che da Twitch che trovi qua sotto, tipo sbloccare le emoji, quelle cose lì. Però sto cercando di capire cosa posso inventarmi. Qualcosa inventerò però. Se voti che succede? Niente, scommetti le due papaie, i due punti canale, Giacomo. Allora, carichiamo il nostro assetto, ve lo faccio vedere come sempre, quello che utilizzo io, che è il seguente. Tipo del VIP, quello ci avevo pensato, sai, avevo pensato anch'io al VIP, non so bene a che soglia, però avevo pensato anch'io al VIP, via. Infatti probabilmente quello è uno dei premi che inserirò, quelli probabilmente arriveranno poi con il just chatting nelle prossime settimane, barra, no, mesi no, però nel senso devo perderci un po' di tempo che al momento non ho, però nelle prossime settimane vorrei assolutamente sistemare anche la roba dei punti canale. Ah, benvenuto allora Jago, benvenuto su Twitch. Il tracciato non è Praticamente più formato per segui il uno momento, streamer, entriamo in pista più finché è accumuli libera. punti canale e questi punti canale li puoi in questo caso scommettere con la bet. Vi ho chiesto se secondo voi arrivo o non arrivo in Q2. Avete puntato e adesso vediamo se avete puntato bene. Allora, e beh, 300.000 è una soglia abbastanza equa effettivamente, Diego. Ok. Allora. La schermata delle impostazioni auto sul tuo display multifunzione ti permetterà di modificare diverse Vietnam impostazioni vista mentre molto guidi. difficile, sì. Apri il display con il pulsante Diamo, 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 DMF, diamo, quindi diamo, diamo. potrai scorrere in alto e in basso fino all'impostazione che vuoi cambiare.
Secondo me questo è anche un discreto giro. Siamo tredicesimi. Io non penso di poter fare di meglio. Questo è un giro da Q3, dice Dami. Q2 easy con sto giro, dice Diego. Poi come fai a mettere il gioco in italiano? Il gioco è già in italiano. Allora, a me sembrava un buon giro, però è P13. Purtroppo in qualifica vanno sempre, guarda Perez, in qualifica vanno sempre come dei fulmini. Però siamo davanti a Lewis, eh? Non so se ce la facciamo sinceramente a rimanere dentro. Vediamo. Sì, siamo dentro per il rotto della cuffia, siamo quattordicesimi. Perez terzo. Però buono ragazzi, buono. Quindi punti, anzi papaie a tutti quelli che hanno messo sì. Allora, quindi prediction il 71% di voi aveva messo sì in realtà. Quindi sì, ci arriviamo, bravi voi. Eccovi le papaglie. Allora, adesso non vi faccio lo stesso, la stessa prediction sul Q3, perché cioè, visti i tempi degli altri, è quasi impossibile fare Q3. Però non mi dispiace, non mi dispiace, perché se riusciamo a ottenere un buon piazzamento nel Q2, quindi magari una, non so, undicesima, dodicesima posizione, poi possiamo scegliere la gomma con cui partire, che qui da noi non è cosa da poco. Quindi tutto sommato non mi dispiace. Facciamo un giro con la gomma usata, giusto per darci un riferimento. Sì, lo facciamo pure subito. Usciamo subito. A noi peggio di Singapore? Assolutamente sì. Sì, Dani, giocherò anche con voi. Non credo... sì, forse a gennaio riusciamo a fare una serata, verso fine gennaio. Le strategie sono due, che a noi o rossa bianca o bianca rossa. Sì, oddio, sto andando troppo piano per leggere. Forse proprio rossa gialla o gialla rossa. Sì, rossa gialla, gialla rossa, non so se ce la facciamo. Vediamo, vediamo. Probabilmente a fine toccherà fare, non lo so, però non lo so, vediamo. Tanto vediamo dove ci piazziamo. Attendere la pata, ciao Ressa. Vabbè, tanto questo è il giro di prova. Il tempo proviamo a piazzarlo con le gomme nuove. Vabbè, questo lo flashbackiamo giusto per avere un riferimento attendibile, poi il giro lanciato effettivo.
Allora, prova a fare il pezzo con l'ultima curva piena. No, non si fa in pieno quella, purtroppo, esatto. Infatti, lì si fa muro. No, Siamo ottavi frag nel punto più veloce, 334,9 V7 not bad, sì, ma più penso sia orari. provvisoria. Non credo che, infatti, è già diventata P11. Si può migliorare parecchio sto tempo se riusciamo a fare una cosa fatta bene, però. Siamo tra qualche minuto, tipo adesso, dai. Ciao Antonio, benvenuto. Grazie per il follow. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Siamo partiti veramente di merda in sto giro. Addirittura fucsia nel settore 2. Ma che tempo abbiamo fatto, raga? Ma che tempo abbiamo fatto? Ma da dove l'ho tirato fuori? Oh, incredibile, abbiamo fatto un primo settore di merda. Le prime due curve malissimo. Poi abbiamo tirato fuori un giro che veramente non so da dove. Raga, si va in Q3. Peccato. Da una parte peccato perché sto giro avrei dovuto farlo in Il Q3, a nostro miglior saperlo. giro finora è 1 minuto Porca 35,0. miseria. Preferisci di più Città del Messico? Moltissimo. A me Città del Messico piace moltissimo. No, non era in pieno, non era in pieno. Però non so veramente da dove è uscito fuori sto giro, raga. Veramente non lo so. Vettel, Leclerc e poi c'è Nico Hülkenberg. Incredibile. De Santis, Kio. Unexpected, sì, assolutamente. Ora pronosticino sulla pole mi sembra veramente. Ah, cazzo, mi dispiace. Lo Morgan. Ma, no, io vi apro un altro pronostico, ve l'apro già da subito e vi lascio parecchio tempo per votare. Che è. Allora, Per visualizzare le informazioni sui prediction. tuoi attuali livelli di usura delle gomme e danni, premi il pulsante DNF Allora. per aprire il display multifunzione e quindi premilo nuovamente per scorrere e arrivare alla schermata delle gomme e dei danni. Così. Allora, ho lanciato un altro pronostico. Questo ve lo lascio qui per 5 minuti.
Il pronostico è se oggi andiamo a, se anche oggi andiamo a punti. Tanto grazie per l'hosting, Luca. Ciao Respiratore, benvenuto. Ciao Massiferra, benvenuti ragazzi. È vero, Dani, me lo ricordo, tu hai detto che vincevo. Secondo me sei troppo ottimista. Allora, anche qui, ragazzi, con gomma usata. Occhio a non toccare la gomma, però, del Q2, perché con questa partiremo. Però abbiamo due gomme, quindi possiamo fare subito un tempo con questa e poi vedere che succede. Adesso credo sia la pista sia un po' occupata. No, la pista è libera, usciamo, usciamo. Sei molto ottimista, Dani, molto molto ottimista. Allora, io non so veramente qual è il segreto di quel giro che ho tirato fuori. Non ho capito come ho fatto a fare fucsia nel secondo settore. Vabbè. Cerchiamo di ripetere un buon giro. Magari paradossalmente quel giro è anche migliorabile perché avevo fatto un primo settore di merda, ma veramente di merda. Pure perché se facevo il primo settore pure fatto bene, probabilmente ero primo nel Q2. Ah, vabbè, lo so, raga. Scrivendo con i guanti non è semplicissimo. Però ci siamo capiti. Vai, passa Seb, passa. Passa che mi dai pure un po' di scia. No, no, mi rallenta. Ma cribbio. No, 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 no. Lui non sta facendo il giro lanciato. No, no, giusto, replay. Pensavo fosse nel giro lanciato, invece no. Cribbio. Attenzione, attenzione, l'abbiamo messa in P3. L'abbiamo messa in P3. Mi sa che questa cosa il giro a Seb prima, è vero, perché credo lui fosse alla fine del suo giro lanciato. Poco male, sì, grazie, anzi anche meglio. Perché, raga, siamo lì. Sì, direi che chiaramente ho Ora il ostacolato nostro Vettel. obiettivo è Vabbè, amen. 1,35,4. Vediamo se riusciamo a partire in seconda fila. Sarebbe un grandissimo risultato, ovviamente qualcuno ci passerà avanti nel finale, se noi partiamo tipo sesti o settimi, infatti. Le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi tre. Sainz, Kvyat e Valtteri Bottas. Le Immaginavo. qualifiche si chiudono qui, ma il Peccato. bello deve ancora venire. Peccato, però Appuntamento buona, domani dai, con lo buona. spettacolo del Gran Premio. Buona, buona, buona. Ci siamo tenuti anche un treno di gomma nuova. Sì, Sainz primo. No, ma allora, quello che mi sta piacendo veramente un casino di questa seconda stagione è che si è rimescolato tutto ed è tutto molto più equilibrato. È tutto apertissimo, quindi è figo. Esatto, Sainz e Kvyat, è figo, è figo.
Sì, i tempi buggati di velocità di computer. Come al solito le qualifiche vanno sistemate perché c'è sempre questo problema, ma da anni che c'è questo problema delle qualifiche che fanno sti tempi fantasma all'ultimo secondo, tutti i tempi clamorosi. Sainz è chiamato in prima fila, sì, una bella sorpresa. Non penso ci saranno penalità perché siamo appena al terzo Gran Premio, dubito che qualcuno abbia già cambiato i pezzi. Kvyat l'hanno fatto molto forte comunque su questo gioco al di là di questa stagione. Allora, è tutto molto nuvoloso ma non dovrebbe piovere. Quindi andiamo. Sì, succede anche nella realtà, Dani. Il problema è che quello che dico io è che in questo gioco le vetture vanno, cioè i piloti vanno molto molto più veloci in qualifica che in gara, che anche questo è normale. Intendo, le prestazioni in qualifica è come se fossero dopate, più del dovuto. Per cui, l'abbiamo visto anche nei primi due Gran Premi della stagione, dove in qualifica ho fatto malissimo, sono partito anche dall'ultima fila. E pareva veramente che la difficoltà fosse troppo alta per me. E La poi in gara in Formula realtà sono 1 riuscito a quest'oggi competere. approda nel Capito? sud-est dell'Asia alla Vediamo. scoperta di una nuova terra per far rombare i propri motori. Oggi siamo in Vietnam. Un giro completo della pista vietnamita è lungo all'incirca 5 km e mezzo, con un totale di 23 curve, 11 a destra e 11 a sinistra. Alcune sezioni hanno preso ispirazione da altri grandi circuiti, con la speranza di creare numerose occasioni di sorpasso. È veramente brutto sto E circuito, ma naturalmente brutto qui tanto. c'è anche Luca Filippi. Ok, cominciamo con un commento su Alexander Albon. Quella della scorsa gara è stata una splendida vittoria. Riusciranno a tenere il passo questo weekend? È sempre bello iniziare il weekend di un GP alla grande, ma le aspettative si basano molto sulle prove libere e sulle qualificazioni. Quindi è la spinta di quelle sessioni che dovranno cercare di portare in gara oggi. Dopo le appassionanti Esatto, qualifiche di ieri, diamo Padar. un'occhiata alla situazione in Il classifica. Fanatec, tanta roba. Tra Verstappen l'altro, ragazzi, ieri, Carlos vi Sainz ricordo, rimasto anche alla magari pole per i nuovi. position. Vediamo un attimo la Prima griglia, dietro poi lo sulla ricordo, griglia devo ci sarà Daniel ricordarmi. Kvyat, Bella, bella schierato questa in griglia. P2. Per Sainz, quanto riguarda il resto della Kvyat, griglia, Bottas, Bottas, Vettel. Vettel, Max Verstappen e Poi le due Red Albon, Bull. una Racing Point, E poi c'è il Ricciardo, nostro Leclerc Nico e con Lando Norris, Ricciardo. Gasly, Ocon, Sergio Perez e Bella, Grosjean, bella griglia. Hamilton, Magnussen, Guanyu Zhou e George Russell, Stroll e Nick De Vries. Bello vedere Chissà Hamilton che chi fa così di fatica con questi l'Alfa Romeo. talentuosi Uscirà piloti la safety riuscirà a car? prevalere oggi. Abbiamo già una bet attiva, altrimenti la facevo. Allora, dicevo ragazzi, ricordo a tutti, nuovi appena arrivati e chi invece è qui da tempo, che oggi, punto esclamativo YouTube per far uscire il link, alle 14, quindi poco dopo la fine della live, uscirà sul mio canale il video di approfondimento su questa postazione. Vi mostro tutto nel dettaglio, vi parlo di tutti i componenti che ho preso, vi spiego perché ho fatto questa scelta. Insomma, potrebbe essere un video molto interessante se avete intenzione di avvicinarvi a questo mondo, quello del sim racing. Insomma, ci sono alcuni consigli che vi do. Potrebbe esservi utile, oltre che spero anche piacevole. Finalmente abbiamo qualche Quindi, punto in bravo, bravo classifica. Conte. Punto esclamativo Continuiamo YouTube. così e cerchiamo Iscrivetevi di al coinvolgere canale. anche Alle questa gara fra i 14 primi esce il 10. video. Allora, perché non fai modalità My Team? Massi, perché l'abbiamo già fatta. Abbiamo fatto 3 stagioni, abbiamo vinto il mondiale, quindi l'abbiamo già fatta, l'ho già portata. Abbiamo vinto sia il mondiale piloti che costruttori la 3ª stagione. Buttati all'esterno in curva 2 e poi taglia un pochino curva 3. Sì, Dani, bisogna fare così qui da noi per forza. Curva 3 se la tagli per... No, non proprio... Sai come, Diego? Io credo che Dani intenda tagliarla nel senso di... Come facevo anche in qualifica, cioè tagliarla con una ruota con la ruota destra sul cordolo che non te la considera come taglio ma passi un po' più interno. Anche perché specialmente il primo giro ci sarà la bagarre clamorosa lì. Ciao Danger, buongiorno, tutto bene? Tu come stai? Esatto, al massimo prendiamo un avvertimento, ma... È da fare non tanto per tagliare la curva in sé, ma per evitare il casino. Lì si rischia veramente contatto tra curva 2 e curva 3. Esatto. Ciao Scalofficial, bella, buongiorno.
Vediamo che succede, raga. Allora, la strategia. Mo siamo obbligati a partire con gomma rossa. Bisogna fare la follia e mettere la bianca, dai. Per forza. Non sono manco così ci arriviamo fino in fondo. Sì, stavo a dire, non sono sicuro che arriviamo fino in fondo, ma sì, ci arriviamo. Ce la dà come strategia più lenta in realtà. Possibile che si perda così tanto tempo? Sai, io con una bianca l'ho fatta, è una pazzia. Sì, ma la selezioniamo. Sapete che forse sto rivalutando la doppia sosta? Perché Gomard qui va veramente male dalla proiezione. Cioè addirittura siamo più lenti facendo una sosta che due. Soft, media, soft. Sì, probabilmente faremo così, Federico. Soltanto c'è anche un motivo in più per cui vorrei fare doppia sosta, oltre per il fatto che siamo più lenti evidentemente facendone una sola, ma perché secondo me cioè, a un certo punto la safety car entra, e se entra la safety car è meglio farne due. Poi dipende sempre dal momento in cui entra, è chiaro, quello fa la differenza. Oddio, anche così siamo più lenti in realtà, eh. Scusate, ripristina strategia. Allora, questa ci dice soft. Ah, ok, certo, le invertiamo semplicemente, sì. Sì. Per la centrale, lo stint centrale lo facciamo con la gialla, assolutamente. Poi di nuovo rossa. Sì, facciamo così. Soft, media, soft. Sì, non cambia praticamente nulla. Vai, dai, proviamo così, togliamo un po' di carburante. Direi che un giro in meno va bene. E boh, iniziamo. Bravo Dani, bravo. Mi raccomando ragazzi, YouTube, andate a lasciare l'iscrizione, che alle 14 esce il video sulla postazione. Anche verificare che il cambio funzioni bene, perciò ingrana tutte le marce se ti è possibile. Diego, quello lì del consumare la miscela non è un bug in realtà, dipende da quanto è sviluppata la macchina sul risparmio carburante, perché cambia da macchina a macchina. Ci sono macchine che sono molto sviluppate e che non vanno a consumare carburante o non ne consumano troppo. Persino in grassa, poi dipende anche dal circuito, ma non è un bug. Nessuna pioggia prevista al momento. Ciao Boffi, benvenuto. Grazie per il follow. Guarda, non so dirti a Mick, ma io per esempio in questa stessa carriera in Williams, non mi ricordo se era in Williams o in Alfa Romeo, dove facevo fatica, forse in Williams facevo fatica a risparmiare carburante. Cioè ho visto proprio il cambiamento da una macchina all'altra. Ma era stato così anche con la Xander Racing nella carriera scuderia, dove ero passato da una situazione in cui perdevo carburante in momenti anche in magra. E andando a migliorare poi ricerca e sviluppo ho cominciato a non perdere più neanche in grassa. Lì dipende dall'efficienza del carburante. Ok. Tra l'altro ragazzi, Mick tornerà, cioè tornerà qui da me. Perché se ti penso settimana prossima dobbiamo trovare modo di trovarci. Iniziamo la stagione coppa qui su Formula 1, eh. Ciao Matteo, giusto in tempo per la partenza.
Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Porta pazienza e attendi i semafori. Cosa ne pensi delle mod tipo quelle delle F1? Non so di cosa stai parlando, respiratore. Sì, sì, l'ho convinto. Contatti. Sì, ho capito, mi è montato sopra. Chi cazzo è? Vaffanculo. Beh, dai, capito, va. Chiamo di rimanere all'esterno. Ho già capito qui com'era andazzo. Dai, qui lo contiamo come uno solo. Contiamo un flashback solo. Oh. Buona partenza, ottimo lavoro. Occhio a Bottas e Verstappen. Oddio, madonna, raga, arriviamo così. È uno sciame di macchine qui. Ci infiliamo all'esterno di Bottas, vai. Seguiamo il finlandese, bello. Oh, lo cazzo, vado a frenare. Colpa mia. Scusate. Se non è che mi deve prendere a calci però adesso, Che caos. Porca miseria. Sì. Mamma mia. Suca Valtteri, capirai. No, diamogli esterno, vai. Ah, non vai. Sto spiattellando troppo sta anteriore sinistra, però. Ottimo, registrato il nuovo miglior tempo della gara. Dai, Nico, dai.
No! Mannaggia a me, il secondo flashback se ne va così, eh. Rimango in terza. Dai che c'è il DRS. Ma dov'è Sergio? Dove è rimasto Perez? Dai che c'è il DRS, dai che lo prendiamo Carlos, dai. Va come va pure sta McLaren, eh. Mamma mia, al limite, veramente al limite sto sorpasso. Veramente al limite. Lo cazzo vado. Oh. Dai Carlos. Ragazzi, Kiat se ne sta andando intanto, tutto sto casino. Ah, in box Sainz. Ah, forse ha rotto l'ala, poverino. No, che palle. Hai già usato molto carburante. Dovremmo iniziare a risparmiarlo prima del previsto. Oh, tagliatissima qui, non volevo. No. No. In teoria l'abbiamo finiti, raga. In teoria l'abbiamo finiti. Vietnam ne farei 5, ci può stare Diego. Vediamo, cerchiamo di non abusarne però. Guarda Verstappen, maledetto. Bloccaggio di Max. Ok, concentrazione. No, mi dispiace troppo per Sainz, sinceramente. MA4CP. Attenzione. Dove vai Max? Dove vai? Si è acceso un fucsia. Anzi, si è acceso un rosa. Dai. Porca miseria.
destra del pit stop. Monteremo gomme medie. Mamma mia. Adesso sto guidando dente di merda. Oh. Condizioni delle gomme ancora ottime. Suga Max. Però sono rientrati tutti gli altri adesso. Attenzione a Bottas che attacca Max. E arrivano anche da noi adesso. Diamogli sempre esterno, vai vai. Il problema è che non ci siamo in tre, non ci siamo in tre. Raga, mi hanno fatto un sandwich. Ma ne esco io dal sandwich. Ne esco io, sucate entrambi, stronzi. Dobbiamo farmi la gangbang invece. In tutto ciò, Kvyat ringrazia e se ne va. Ah, sbagliato. Mamma mia, sta serpentina quanto mi stressa. Cioè vi dico solo che Kvyat ha preso 3 secondi con sto giro. Tanto Sainz, giro veloce. Sainz è il pilota più veloce in pista, appena registrato il miglior tempo. Vedo che Verstappen è rimasto molto staccato e sta lottando con Gasly. Anzi, è stato superato. Forse ha rotto qualcosa anche Max nel contatto con Bottas. Eh sì, è passato Gasly. Questa è il box per Kvyat. E il nostro Nico diventa leader del GP del Vietnam. Occhio all'undercut però. Vai, passa all'esterno come sempre. Io poi te la tiro lunga all'interno. E Suki anche stavolta. Porca troia. Che cazzo sta entrando in box?
Entrano anche Bottas e Gasly dietro di me. Rimangono fuori gli altri. È entrata anche una rossa. E quella di Leclerc. Vediamo un po'. Dove cazzo sta il box rosa? Eccolo. Ovviamente passano tutti. Attenzione al traffico adesso. L'ala m'hanno cambiato. Ma non faccio in tempo a flashbackarla sta cosa? No. Hanno cambiato l'ala. Ma perché? Era verdina, era. Ma cosa cambi l'ala? Vaffanculo. Con calma, con calma. Saremo in gara all'uscita dai box. Cazzo, vai, che cazzo, guarda lì. Gasly, Leclerc, Bottas. No, Bottas sta dietro, non so come sia possibile. Forse l'ha cambiato anche lui. Hai solo una sosta a disposizione adesso. Ultima sosta. Cazzo, cambiamo l'ala che era buona. Niente, gara del povero Nico compromessa ai box. Mo dobbiamo ripassarci in pista, Gasly e Leclerc. Che c'hanno pure gomma rossa, tra le altre cose. Mentre Valtteri fa la nostra stessa strategia e monta la gialla. Ma perché drifta così? Dai, vabbè, concediamoci un quarto flashback, vaffanculo. Visto che ci hanno pure rovinato la gara. Ci passa avanti pure Ricciardo, ragazzi. La vettura che ti precede ha appena montato gomme dure. Gomme a mescola dura per la vettura davanti. Addirittura mescola dura per Ricciardo, che quindi va fino in fondo, suppongo. La mia pista preferita è l'Austria. Dai, che adesso magari un po' di traffico ci aiuta. Così su Ricciardo, così. Bravo, togli i debris, bravo.
Oh, Ocon? Madonna. Anche Ocon fa una sosta sola. Che qua, sì, però hai rotto veramente il cazzo. Cioè, ma dove devi andare? Sì, 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 piano. Oh, ma dove devi andare? Ma dove devi andare con sta giallona? Ho perso un sacco di tempo però. No. Sì, c'è Seb davanti a Leclerc. Sì, ma Gasly sta andando. Ha superato pure Vettel. Continuo a toccare il muro io. Sergio è ai box. Però Leclerc sta allungando. Un attimo il direttore di gara, voglio capire un attimo qual è la situazione, perché allora c'è Kvyat davanti, rossa rossa dovrà fermarsi, così come Gasly e Sainz. Stanno facendo una gara pazzesca sti tre, soprattutto Gasly che partiva undicesimo, ragazzi, undicesimo partiva Gasly. Poi Vettel che fa la nostra stessa strategia, poi Leclerc. Insomma, dobbiamo riprenderci le posizioni in pista, sarà veramente complicato, ma tanto, però vediamo un po'. Perez male oggi, Perez è dodicesimo.
Box per Sainz, che giustamente aveva messo gomma rossa molti giri fa. Dovresti impostare una miscela più magra. Con questi settaggi non riusciremo a completare il percorso. È al comando. Sì, chi ha montato le hard sta facendo un po' fatica, eh. Abbiamo fatto bene a evitare di montarle. Meglio fare due soste. Tanto Leclerc supera anche Vettel. Ma Leclerc tra poco dovrà fermarsi e montare gomma gialla. Vettel ai box. Attenzione, perché chi ha messo doppia gomma rossa potrebbe anche mettere la bianca nell'ultimo stint. Occhio, eh. Noi lo speriamo, ovviamente. È fermato anche Seb, sì. Tanto Bottas sta risalendo, occhio. Occhio a Valtteri. Bottas is on fire, occhio. Ha dato 2 secondi a Ocon in mezzo giro. Perché in realtà vince, mi faccio prete, ve lo dico. Compone pericolosamente la Racing Point qui. Siamo usciti malissimo da questa curva. Attenzione a Bottas che qui tenterà l'attacco, che gli riuscirà anche facile, purtroppo. Non ti perdona un errore questa pista. Stagli sotto, appena fa un errore ci riprendiamo. Se lo fa l'errore.
Bottas giro veloce. Non so come faccia a girare così veloce adesso. Chi è quel? Sì, vabbè. Attenzione che si infila Kvyat. Con gomma bianca. Attenzione, colpo di scena, ragazzi. Ve l'avevo detto. Chi monta a doppia gomma rossa potrebbe fare lo stint con la bianca alla fine. Così è scelto Kvyat. A questo punto però rischia. Dai. Ma rallentato Kvyat in uscita, cazzo. Ma buttatevi fuori, vaffanculo. Buttatevi fuori. Buttatevi. Sì, bravi, bravi, bravi. Così, così, così. Bravo Kvyat. Sbino pure io. Quanto corre Kvyat, ragazzi? Pure con gomma bianca. È confortante vedere la giallona così in forma, visto che sarà la nostra prossima macchina, però. Insomma. Sì che mi infilo, sì che mi infilo, sì che mi infilo. Beh, mandalo pure a fanculo. Quanto la tira lunga, Valtteri? Oh! Fammi girare. Dai che sta scappando Kvyat. Smettila di fare il cretino. Togliti. Me l'hai fatto scappare. No. Ciao Vale, benvenuto, grazie per il follow. D14M0 sarebbe Diamond TV, credo. Benvenuto e grazie per il follow.
puoi tornare ai box. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Lando Norris, giro veloce. Situazione gomme. Con questo ritmo e con questi settaggi di carburante rischiamo di esaurire la nostra riserva prima della fine della gara. Allora che dobbiamo anche andare in risparmio. Situazione gomme, non lo so, ma tanto adesso dobbiamo fermarci. No, più che altro situazione carburante, vabbè. Non è questo però il momento di risparmiare carburante. Vediamo un po'. Allora ragazzi, intanto si ferma anche Bottas. Con Bottas ce la giochiamo in pista fino alla fine. A meno che non ci vogliono cambiare un'ala anche adesso, non so. No, ok. Vabbè, direi che Kvyat, salvo catastrofi dell'ultimo minuto, ha vinto. Adesso ci mettiamo in miscela standard perché siamo nel traffico e questa cosa mi preoccupa un po'. Anzi, possiamo mettere anche miscela minor, risparmiamo tutto in questo giro in attesa che gli altri entrino. Occhio a Bottas. La riserva di carburante è molto bassa, non tirare troppo le marce, in questo modo potremo limitare il consumo di carburante. Dai Lando. Eccola. Bandiera gialla. Bandiera gialla adesso. Safety car, safety ma che car. Cazzo fate qua? Rallenta, mentre il gruppo si compatta, mantieni il tempo delta positivo. Chi è che si è ammazzato? Sarebbe bello rivedere, non so se riusciamo a rivederlo. Che palle, potevano farlo il giro prima. Che cazzo. Fermi, raga, questo è Vettel. E Seb, si è girato. Che ha fatto? Non ho capito che ha fatto Vettel, però. Si è girato da solo. Che cazzo è successo? Allora, vediamo dall'onboard di Ricciardo. Se si capisce qualcosa. No, Seb sbinna da solo, ragazzi. Cioè, almeno qui vediamo la parte finale che Seb ha già perso aderenza. Ma sbinna da solo, si schianta a muro e rettilineo. Coinvolge anche il povero Ricciardo. Gli altri no, perché poi si attiva la ghost mode, quindi gli altri non danneggiano nulla. Forse Verstappen, sì. Sì. Anche Verstappen. E invece qui si salva... Buona, buona, si salva Norris. Penalità max. Addirittura... Super realistico questo gioco, addirittura Seb che si gira da solo. Oddio, mo però come cazzo, aspetta. Ok. Peccato però. Peccato perché ci eravamo appena fermati. Adesso Verstappen può scontarsi la penalità comodamente in safety car. Non è giusta sta cosa però. Ovviamente. Ovviamente. Ok.
chi gatta è avvantaggiato, ma chi gatta ormai ha vinto, ragazzi. Qui si gioca per il podio perché chi gatta ha vinto. Sì, vabbè, io riesco a fare bloccaggi pure in safety car poi. Sì, sì, siamo già in miscela magra, ragazzi. Allora, Red Hat, mi è andata bene per il fatto che si sono eliminati quelli davanti praticamente con questo incidente, almeno Ricciardo, Verstappen e Vettel. Però se questa cosa fosse successa al giro prima, noi non perdevamo neanche il tempo del pit stop. Invece tutti quelli che si sono fermati un giro dopo hanno fatto pit stop senza perdere tempo. O comunque perdendone molto meno, insomma. Pure Hamilton c'ha penalità. Ma il prossimo giro guardiamo un attimo il direttore di gara per capire quale sarà la situazione alla ripartenza. Eccoci qui. Allora abbiamo Norris, Leclerc, Sainz, Sergio Perez che si ritrova in P4, ma credo debba ancora fermarsi. No, però vedo gomma bianca. Forse ce la fa andare fino in fondo Sergio. Sarebbe un colpaccio, visto che è stato dietro per tutta la gara. E poi c'è davanti. Allora c'è la giallona di Kvyat. Ok. C'è anche Ocon. Ocon e Kvyat, ragazzi. Si rischia la doppietta Renault. Attenzione, Crazy GP, assolutamente. Gran premio veramente pazzo, divertentissimo. E tutto può ancora succedere. Adesso questi davanti hanno tutti la bianca, ragazzi, a parte Sainz e Norris. Ed è buono, perché in teoria la gomma bianca dovrebbe andare molto piano qua, in teoria, perché poi visto su Kvyat con gomma bianca andava forte lo stesso. Vediamo un attimo il direttore di gara. Allora, davanti c'è Kvyat che ha finito le soste e quindi però è in bianca. Ocon che però... Ah, o è un folle, pazzo, sciroccato che va fino in fondo con la bianca. Oddio, non è così folle visto che c'è anche la safety car in realtà. Forse sarebbe la cosa più sensata. Sarebbe folle fermarsi di nuovo a sto punto. Voi non lo vedete, ve lo sto leggendo io perché è sotto la mia faccia. Però c'è Kvyat che è in bianca e non si fermerà. C'è Ocon che ha fatto una sosta sola, è in bianca, ma potrebbe fermarsi ancora. Poi c'è Gasly che ha già fatto due soste ed è in gialla. C'è Perez che è in gialla ma deve fare ancora una sosta, quindi il povero Sergio sicuramente non arriva fino in fondo, e anzi, probabilmente non va neanche a punti a questo punto. E poi c'è Sainz con gomma gialla, ha già fatto due soste. Leclerc con gomma bianca, ha già fatto due soste. Norris con gialla, ha già fatto due soste. Quindi di quelli davanti, ragazzi, chi si fermerà ancora sicuramente è solo Perez e probabilmente anche Ocon. Gli altri dobbiamo sbirarli in pista. Andiamo a scaldare un po' le gomme perché è possibile che si riparta già alla fine di questo giro. Accelera un po', per favore. Devi essere a una distanza massima di 10 auto dalla vettura che ti precede. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Prepariamoci a riprendere. Eccola. La safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. Mettiamo miscela grassa.
Oh, dai, Valtteri! Cribbio! Non ho fatto il tempo a spostarmi che stavo già dentro. Oh, dammi tempo di lasciarti spazio. No, vai! Dai. Peccato non avere il DRS nei prossimi tre giri. Praticamente lo perdiamo quasi fino a fine gara. Sarebbe stato utilissimo qua il DRS. Oh, a ruote fumanti. E perché? Che cazzo è? Perché non mi gira all'interno se la Ferrari è all'esterno? Non capisco. Occhio qui. Bandiera verde. Bandiera gialla per chi? Per cosa? Dai che lo passo. Sì. Arrivo Sergio, arrivo. Penso meriterebbe il podio, sì. È vero. Devo dargli l'esterno. Anzi, che poi diventa interno però, attenzione. Occhio qua. Qualcuno è fuori dalla gara, non ho letto chi, raga. Norris, povero Lando. Era per lui che aveva la bandiera gialla. Attenzione. Sì. Scusa cieco. Ma ho un po' più ritmo di te. Ma poi Perez, scusate, Perez deve fermarsi ancora. Raga, qui si può andare a podio. Il nostro Nico annusa il podio. Dai che ho una gomma bianca. Dai che c'aveva anche il DRS. Dai. Attenzione. Che? Attenzione cosa? No. Occhio al contatto. Dai. Mi rallenti. Vabbè. Qui mi gioco il mio ultimo flashback, veramente. Però che palle, ero passato. Ma ha chiuso tutto. Adesso li abbiamo finiti, Ok, via libera. Incrocio. Tanto ragazzi, vi ricordo, punto esclamativo YouTube, andate a iscrivervi al canale che alle 14 esce il video sulla mia postazione, Guarda con quanto va. Possibile, raga, le Renault vanno fortissimo. Non so perché vanno così forte. Con gomma bianca poi. Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri.
È tutto motore poi, perché nel guidato è recupero facile. Però, porco demonio, devo stare attento che mo finito pure i flashback aggiuntivi che mi ero concesso visto che è il Vietnam. Mamma mia, la tengo, l'ho tenuta. Non so come, raga. Questa è rally. Mi ha dato anche un po' di rally. Dai, dai, dai. Devo superarlo qui, devo superarlo qui. L'incrocio, l'incrocio. Vai, vai, vai. Sta davanti. Sto davanti. Mo' dobbiamo tenercelo sul rettilineo, però. Ma come fa a essere così veloce la rimo, raga? Niente. Di motore non c'è proprio paragone, purtroppo. C'ha pure il DRS, figuriamoci. Che palle. Deviante al primo posto. Sì. Sì, mamma mia, come l'abbiamo chiuso qui. Inizia l'ultimo giro e siamo virtualmente sul podio. Dai, dai, che l'abbiamo distanziato. La miscela è grassa, è grassa. No, 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 no. In questo momento Ricciardo è il pilota più veloce in pista. Meno male che ho creato traffico là dietro. Oddio, raga, ma Master Renault quanto vanno? No, no, tutti no, eh. No. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Oh, oh. Vabbè, ma che è? Ma che è? Raga, raga, ma che cos'è? Ma che... Vediamo che dovrei fa, scusate. Cioè... Io capisco che è ora di pranzo, però. Ho sbagliato io. Vabbè, niente. Per evitare il sandwich, stavolta ho sbagliato io. No, porco demonio. Ah, cerchiamo di fare la cosa fatta bene. Io ci sto a perdere le posizioni, ma non in quella maniera. Esatto, esatto. Esatto. Si può superare Ocon, si può superare. Qui, 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 qui. No. Ho voluto troppo. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Porca miseria. Che rosicata. Vittoria meritata. Che rosicata. Luca, cosa credi abbia fatto la differenza? Niente, ha vinto Kvyat dopo una gara dominata dal russo. Un conto è essere veloci, un altro è
controllo di giro in giro. Se ci riesci, puoi capitalizzare sugli errori altrui senza commettere. È vero, avete ragione, ragazzi. Siamo andati a punti alla grande. Allora, prediction. Che grande gara! Questa è una squadra che sa bene cos'è il successo in Formula 1 e non vede l'ora di conquistarne altri. Quindi tutti quelli che hanno scommesso sull'andare a punti si incassano le loro papaie. Quindi, bello questo podio con due gialloni sul podio insieme a Gasly. Comunque, ripeto, questa stagione è bellissima perché è assolutamente imprevedibile. È molto livellata, molto equilibrata. La Racing Point, che fino a qui era la prima scuderia in classifica costruttori, non porta neanche una macchina sul podio e forse ne porta solo una a punti, perché dubito che Perez sia andato a punti, però non ho visto come è andato a finire. Vediamo un attimo. Vediamo cosa è cambiato nella classifica piloti. Allora, Fiat conquista la vetta della grande Sergio, che in qualche modo non so come arriva sesto. Penso che sceglierò Pierre Gasly. Vabbè, sì, giustamente arriva sesto, perché poi dietro, con l'incidente di prima, fuori Hamilton, fuori Verstappen, fuori Leclerc, fuori Vettel, insomma. Vediamo la classifica. Vi tolgo un attimo e vi faccio vedere. Questa è la classifica del mondiale piloti, con Kvyat che si porta in testa, Sergio Perez secondo a 38, poi Gasly a 30, poi c'è Nico Hülkenberg. Attenzione, perché è talmente livellato che possiamo anche dire la nostra. E questa invece è la costruttori, con Renault che supera e stacca Racing Point. Però anche qui ancora tutto aperto, mondiale veramente bellissimo. Ci gustiamo gli highlights. Assolutamente. Ce li gustiamo assolutamente. Vi ricordo, punto esclamativo YouTube, per il video che esce alle 14 sulla mia postazione. Vi faccio vedere la mia postazione nel dettaglio, vi racconto tutti i componenti, come li ho scelti, perché li ho scelti, insomma, video veramente da non perdere, esce alle 14, punto esclamativo YouTube, andate a iscrivervi. Senza Hamilton è tutto più divertente, deve succedere il più presto possibile anche nella realtà, verissimo, verissimo. Ma io non direi senza Hamilton, quanto più senza le Mercedes in generale overpower, perché anche Bottas c'è, è competitivo, ma non è, cioè comunque non arriva neanche a podio oggi. Vettel sbinna da solo come nella realtà. Gioco da PS4, Emanuele. Grazie Marci, grazie mille. Il Renault, Nico, farà divertire. Sì, diciamo che vedere questa Renault così competitiva è molto molto confortante, visto che andremo a finire poi il Renault. E lì ci sarà da divertirsi con la giallona. Gran premio comunque è stato bellissimo. Devo dire che il Vietnam mi fa vomitare come pista, ma ci ha regalato un gran premio veramente favoloso oggi. Dobbiamo usare un po' meno flashback, però questo mi sento di bacchettarmi in questa maniera, perché è vero che oggi due o tre incidenti causati la CPU in maniera assurda, quelli andavano anche flashbackati, ma parlo dei miei errori, devo imparare a farne meno, anche se a questo livello ci sta che me lo concedo, nel senso che avendo appena alzato il livello di difficoltà, però... Senza Hamilton ci sarà Russell. Non lo so se va al posto, guarda qua. Non lo so se va al posto di Bottas Russell, non lo so. Sì, giocherò anche con gli spettatori, sì. Capiterà. Capiterà assolutamente. Comunque sì, la Formula 1 dovrebbe essere così. Molto imprevedibile, molto divertente. Dove non vincono sempre gli stessi. Devo correre in Vietnam, parto 19esimo con la Aston, livello 90, secondo voi quanto arrivo? Vi farò sapere. Ah Dani, potresti anche andare a punti, eh? Per me vai a punti. Allora, andiamo a vedere quale sarà il meteo, le condizioni meteo per il prossimo Gran Premio, che vi ricordo sarà domani, giusto? Sì, oggi è 6, sì, domani ore 18:30, sempre qui ovviamente su Twitch. Prestazione stupefacente. Di sicuro. Ciao Alessandro, grazie per il follow, benvenuto. Hai recuperato molte posizioni in gara, no? Sì. Ti abbiamo sottovalutato, no? Vero, ma tutti possono sbagliare. Pensi di essere stato fortunato a non finire la gara con quell'incidente? Oh, diamo la colpa alle sospensioni, così. No.
Ok. Sì, sono d'accordo con Samu che il dominio Mercedes finirà, è finito quello Red Bull e pure quello Ferrari all'epoca, prima o poi finirà anche quello Mercedes che è più lungo degli altri, questo è vero. Io continuo a dire che secondo me le cose verranno pesantemente rimescolate dal 2022. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Allora, avanziamo. Gran premio di Cina domani, eh? Gran premio amore e odio per me, perché la pista alla fine mi piace anche, però come sapete quest'anno è una pista un po' stregata. Sono arrivati dei miglioramenti, questo è buono. Andiamo al weekend di gara, sperando che non ci sia... Esatto, bring back the V12. Assolutamente, John. D'accordissimo. Vediamo com'è il meteo. Shanghai. Quindi raga, la webcam la preferite così in alto, ve la lascio in alto anche per la prossima volta. Forse avete la visuale più ampia sulla postazione così. 10 ore di caricamento, ce l'abbiamo fatta. Ah, no, piove però solo nelle libere. Piove nelle libere e c'è il sole in gara, ottimo, ottimo. Anche se va ad annuvolarsi, però non dovrebbe piovere, ottimo. Allora ragazzi, io vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questa mattina dell'Epifania. Appuntamento a domani, ore 18.30, sempre qui su Twitch, per il Gran Premio di Cina. Ma soprattutto, adesso andate a mangiare qualcosa e tra un'ora alle 14 su YouTube, mio canale nuovo, ma per il link appunto, punto esclamativo YouTube, iscrivetevi al canale, tenetelo aperto perché alle 14 esce il video sulla postazione. Quindi mi raccomando assolutamente da non perdere. Fra, sono arrivato quarto purtroppo. Purtroppo perché ci siamo giocati il podio fino all'ultima curva. Comunque, ci vediamo domani ragazzi, ore 18.30. Buon pranzo e buona giornata.